festa è la festa del fare. In questa settimana abbiamo festeggiato, festeggiamo e festeggeremo in soli 7 giorni 3 feste del fare, perché lunedì abbiamo consegnato alla comunità di Cerignola, in particolare alla comunità di Borgo Tressanti, un campo di calcio. Oggi inauguriamo lo sportello del welfare e concluderemo sabato questa settimana del fare mettendo a disposizione il nuovo sgambatoio all'interno della villa comunale, che vedrete abbiamo realizzato con criteri molto razionali. Facciamo, realizziamo, con limiti, con difficoltà, con ostacoli infiniti, ma riusciamo a cambiare piano piano, pezzo per pezzo, il volto di questa città. Credetemi, non è facile, perché a fronte di una stragrande maggioranza di cittadini che ci accompagna in questo percorso, abbiamo minoranze chiassose che invece vogliono in tutti i modi ostacolare questo progresso, questo progetto, questo dinamismo per fare. Io credo l'anno con questa amministrazione, con questa amministrazione comunale, con questo ambito territoriale, per la loro propositività, per la loro sensibilità e per la loro professionalità nel portare avanti i servizi di cui all'ambito territoriale e sociale e ad avviare nuovi servizi nell'ambito territoriale e sociale. Come dicevamo, noi gestiamo già da qualche tempo i servizi di assistenza domiciliare integrata per il comune di Cerignola, gestiamo un asilo e anche se l'ultimo ambito territoriale e sociale che la cooperativa di cui mi pregio di rappresentare ha cominciato a gestire nel biennio, devo dire che è uno degli ambiti in cui la nostra cooperativa sta lavorando bene, sta lavorando meglio, proprio per questa sinergia che si è creata tra il pubblico, tra l'amministrazione comunale e il privato. Lo sportello del welfare risponde, appunto, come si diceva, è stato fortemente voluto dalle amministrazioni e anche dal partenariato socio-economico del territorio, proprio per superare e in risposta delle criticità riscontrate sul territorio e riportate appunto da un bisogno riportato dai cittadini stessi. Verso gli assistenti sociali oppure domande che vengono poi disperse e lasciate sulla scrivania degli uffici comunali, quindi in evase, con risposte in evase, che si configura come una porta di accesso al sistema dei servizi sociali e sociosanitari del territorio, che accoglie la domanda proprio così come viene espressa dal cittadino, che porta ovviamente il suo bisogno, porta tutti i suoi dubbi. E quindi c'è una accoglienza del bisogno espresso e un orientamento, un accompagnamento verso la risorsa più appropriata. Io ritengo che da oggi ci sarà la svolta delle politiche sociali in questa città. In 2 anni abbiamo messo su altri progetti, abbiamo aperto 2 asili nido comunali nella città di Cerignola, dove il titolare lo ricordava Stefano qualche giorno fa, Valdino di Vittorio, l'altro titolare, un'altra grande donna di questa città, la Rossella Linari. Abbiamo inaugurato e quindi attivato tutte le attività riguardanti il centro di violenza. Cerignola è uno tra i pochi comuni in Puglia ad avere una sede del centro di violenza. Abbiamo avviato il progetto della Casa della Solidarietà, gestito da associazioni di volontariato meritevoli, che fungono da punto di riferimento per tutte quelle famiglie che oggi chiedono aiuto, e io dico con grande soddisfazione non solo alla Casa Comunale, bensì si rivolgono al terzo settore di Cerignola, ed ecco perché ringrazio quelle associazioni di volontariato che con molto sacrificio ma con il sorriso sulle labbra svolgono questa attività all'interno della Casa della Solidarietà. Abbiamo attivato
posso garantire che per chi vive situazioni drammatiche come quelle che possono riguardare i servizi offerti dall'AD sono un grande punto di riferimento. Prima dovevano andare a Foggia per trovare un operatore al quale potersi rivolgere per ottenere un minimo di risposta, un minimo di conforto. Oggi lo abbiamo nella nostra città. Abbiamo attivato lo sportello dell'immigrazione, intitolato un grande uomo che ha fatto la storia della regione Puglia su temi dell'immigrazione e su temi dell'antimafia sociale. Abbiamo intitolato lo sportello dell'immigrazione a Stefano Fumalù, che oggi è anche il presidente della regione Puglia, di ricordarlo a Foggia. Abbiamo attivato progetti sulle dipendenze, sappiamoci la pelle, lo ricordate tutti, il progetto dell'affido, i cantieri di cittadinanza che hanno girato per 6 mesi tutte le borgate di Cerignola. Abbiamo attivato parecchi progetti riguardanti il re, oggi il re. Abbiamo attivato il progetto Cuore di Cerignola qualche settimana fa. Abbiamo attivato abbiamo firmato il protocollo d'intesa con la diocesi, i dirigenti scolastici, il terzo settore riguardando la situazione scolastica e fra qualche settimana sarà disponibile il software che cercherà di raccogliere tutti i dati riguardanti la dispersione della situazione scolastica della città di Cerignola, leggermente complimenti anche del provveditore agli studi della provincia di Foggia. Abbiamo attivato da qualche anno, cioè più che attivato abbiamo ripreso il percorso del servizio civile. Oggi Cerignola ha 28, il comune di Cerignola, perché poi anche altri enti attivano progetti di servizio civile, abbiamo 28 volontari. Arriviamo allo sportello del welfare, da qualche mese è attivo già il servizio della tua, la porta unica di accesso del segretariato sociale, affidati tramite una gara d'appalto alla San Giovanni di Dio, e di cui parte l'idea dello sportello del welfare, un'organizzazione quasi perfetta che potesse indirizzare i cittadini rispetto a tutti i servizi sociali e sociosanitari che ha la nostra città. Fra qualche giorno, lo ha detto il sindaco, lo ha detto Raffaele De Littis, partiranno i lavori per l'RSA nella città di Cerignola. Abbiamo avviato i lavori attraverso il sindaco di Montava, i vari finanziamenti regionali che sono arrivati nella nostra città. Uno di questi riguarderà un centro aiuto per anziani. I lavori sono iniziati agli ex stalloni e tra qualche mese Cerignola si doterà anche di un centro diurno per anziani. In campagna elettorale sono state dette delle cose, un'amministrazione si dimostra seria quando quello che dice in campagna elettorale cerca di metterlo in atto. Io ricordo quando abbiamo parlato in campagna elettorale di opportunità di lavoro, molte sono state create, il sindaco ha ricordato qualche intervento che si sta facendo, ma ce ne sono tanti che sono stati fatti, ma anche lo sportello del welfare è stata un'opportunità di lavoro in questi 2 mesi per molte maestranze e professionalità della città di Cerignola. Ringrazio soprattutto il sindaco e i miei colleghi di giunta, i consiglieri comunali, i sindaci dell'ambito. Ringrazio la mia dirigente, la dottoressa Daniela Monte, ringrazio Raffaele De Littis, ringrazio la San Giovanni di Dio, ringrazio chi ha apertamente lavorato all'idea dello sportello del welfare. Lo dicevo prima, che già quando parliamo di una materia che io conosco difficilmente riesco a farmi comprendere, ma non perché ho difficoltà in tal senso, perché nel momento in cui io penso a quello che dobbiamo fare oggi, penso di averlo già detto perché guardo già a domani. Vedo l'architetto Marisa Caputo, che è stata poi colei che ha raccolto quella che era la nostra idea di sportello del welfare e l'ha messa in pratica, e dopo vedrete il grande lavoro che è stato fatto da Marisa e tutte le maestranze, perché ce ne sono state tante e queste sono state per lo sindaco opportunità di lavoro. Su questo dovremmo riflettere quando poi si contesta a prescindere quello che un'amministrazione comunale fa.